Delle stele in pietra che dividono qui a Camporosso la zona dell'anfiteatro e que fra quella del nuovo Pala Bigauda, vicino a me il vice sindaco Marco Bertaina. Allora, Marco, una giornata importante, la festa del patrono, la processione, i vespri, i fuochi artificiali. È una festa doppia perché qui si inaugura questa struttura che nelle idee e nei progetti è nata quando eri sindaco e adesso ha visto la luce, e tra l'altro in una parte di territorio che era soltanto terra, giusto? Certo, sì. Sì, è un giorno di festa, come dicevi il finanziamento è stato reperito quando ero sindaco, dovete pensare che tutta questa struttura è stata finanziata con il 70% con dei finanziamenti regionali, poi noi abbiamo integrato, siamo stati sfortunati perché in questo cantiere ci sono stati ben due fallimenti, però oggi è una giornata di festa, i problemi ce li siamo lasciati alle spalle e oggi in occasione della festa patronale, come era consuetudine, volevamo inaugurare una struttura. Questa è una struttura che non è solo a servizio del comune o della città, ma anche a servizio di tutto il comprensorio. Oggi inaugureremo proprio la struttura dove c'è una sala polivalente attrezzata da poter così organizzare eventi, mostre, spettacoli, balli. Una struttura che a noi mancava per il periodo invernale, perché noi alle nostre spalle abbiamo la tensostruttura già da anni che serve per il periodo estivo, vuol dire alle mie spalle c'è l'anfiteatro che inaugureremo in primavera, adesso resta solo da inaugurare l'area verde e poi da maggio in primavera inaugureremo questo anfiteatro che non ha solo il compito così di organizzare eventi, ma è anche una zona così da riposo, una passeggiata in mezzo al verde e sono veramente contento di essere riuscito a portare avanti questo progetto che ci tenevamo tanto. E allora, caro vice sindaco, a questo punto noi siamo curiosi, vogliamo andare a visitare il nuovo Pala Bigauda, andare a scoprire queste sale che mi dicono, fra l'altro, molto spaziosi, molto luminose e anche un'ampia zona verde, ma andiamo a curiosare, possiamo? Possiamo e oggi il tempo ce lo consente veramente. Dopo un periodo brutto, adesso iniziamo a respirare. Bene. Andiamo. This is the clock upon the wall. This is the story of us all. This is the first sound of a newborn child before he starts to crawl. This is the war that's never won. This is a soldier and his gun. This is the mother waiting by the phone, praying for her son. Pictures of you. E all'interno della nuova sala troviamo addirittura il sindaco ad aspettarci, Tiziana Civardi. Tra l'altro, non avete perso tempo perché sala già gremita, premiazioni, concorso floreale, i bimbi nati nel 2013. Tra l'altro, una Camporosso prolifica, se mi posso permettere. Sì, noi siamo fortunati perché abbiamo dei genitori che credono nel futuro, per fortuna, e speriamo che sia anche un po' grazie a noi. In questo momento un po' così che non è tanto bello per quanto riguarda le finanze delle famiglie, i nostri genitori investono ancora nel futuro e questo dà speranza e dà voglia anche a noi di lavorare, di investire, di fare delle strutture come queste che serviranno proprio a questi ragazzini prossimamente. Strutture che si prestano veramente a tantissime cose, qui immagino anche feste, musica, balli, perché volendo ve lo potete permettere con una sala di questo tipo. Oggi anche il concorso floreale, quindi c'è un'attenzione anche a abbellire il centro storico e comunque a fare festa in qualche modo. Sì, noi siamo fortunati anche per questo perché abbiamo tante signore che vengono ogni anno, ormai sono 10 anni, che vengono a dare il loro contributo e rendono più belle le nostre piazze e i nostri carrugi. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di poterle ospitare per la premiazione in questa bella sala e di poter far festa tutti assieme con tranquillità e gioia. All'esterno della struttura del nuovo Pala Bigauda incontriamo l'assessore Giampiero Alberti, vicino a questa immagine che ricorda il decreto del maggio 2006 con cui a Camporosso è stato riconosciuto il titolo onorifico di città, e quindi un centro sicuramente importante. Bello anche l'esterno perché abbiamo parlato di anfiteatro, di spazi verdi, non abbiamo detto che c'è anche una pista ciclabile qui. Esatto, Camporosso si distingue per essere un comune con una lunga pista ciclabile, una pista ciclabile che arriva dal mare e raggiunge il centro abitato, il centro storico di Camporosso che è a 3 km dalla costa. Ma non è finita qui, la pista ciclabile continuerà grazie a un finanziamento che il comune di Camporosso ha ottenuto nei mesi scorsi, un finanziamento ingente di 690.000 euro, continuerà fino a Dolceacqua, per cui avremo una pista ciclabile
ciclabile che dal mare si estenderà verso l'entroterra. E la cosa bella è che noi siamo qui proprio sulla pista ciclabile, ciclo pedonale, vicino a questa nuova struttura che stiamo inaugurando oggi, per cui abbiamo la possibilità anche di offrire al turista, ai cittadini, la possibilità di raggiungere questa nuova e bella struttura anche a piedi o in bicicletta. Ecco, io direi che se è d'accordo tornerei all'interno perché fa un po' freschino anche se l'assessore è molto sportivo e non patisce, ma al di là di quello per andare anche a scoprire la tecnologia di cui è dotata questa sala, perché so che insomma siete all'avanguardia anche in quello. Ma diciamo che cerchiamo di fare del nostro meglio, abbiamo creato una sala molto grande, molto ospitale di oltre 400 metri quadrati con 200 posti a sedere, per cui non può mancare anche un po' di innovazione, per cui andiamo volentieri. Andiamo a vedere. E siamo tornati in sala e abbiamo parlato di tecnologia. Qui c'è un maxi schermo dove per l'occasione stiamo vedendo Imperia TV, assessore. Si può veramente fare di tutto qui. Ma è una sala polivalente, noi abbiamo voluto realizzare questa sala per cercare di fare un po' di tutto. Poter vedere la televisione, così come vedere film, così come fare spettacoli teatrali, piuttosto che piccoli concerti, ma anche fare magari serate di ballo. Una bella cosa, secondo me, sarebbe, visto, avete visto che bel pavimento in palche che c'è, poter organizzare delle serate di ballo liscio, latinoamericano o di questo tipo. A me piacerebbe anche, in un prossimo futuro, cercare di portare a Camporosso dei piccoli congressi, dei medici, dei geometri, dei professionisti, anche per rendere questa cittadina un po' più viva e dare anche respiro alle attività commerciali che sono su questo territorio. E a proposito di tecnologia, tutto che si comanda addirittura dall'iPad, da qui lei può accendere e spegnere le luci, cambiare. Possiamo spegnere le luci. Ecco. Abbiamo spento le luci, possiamo riaccendere tutto. Con una cliccata. Possiamo addirittura anche mettere una bella telecamera per fare le videoconferenze. Quindi c'è una telecamera anche interna alla sala. Abbiamo questa telecamera interna, come potete vedere, che riprende in questo momento la platea, può girare e ovviamente servirà per tutti quei momenti nei quali vorremmo fare delle videoconferenze verso l'esterno, per cui se abbiamo la personalità che non può venire qui a Camporosso però vuole stare nel suo ufficio a Roma piuttosto che a Milano, lo colleghiamo in videoconferenza e abbiamo la possibilità di proiettarlo a pieno schermo. Questa, lo vedete, è una sala cinema. In altre parole, possiamo fare veramente delle proiezioni di tutti. È una sala veramente polivalente con la P maiuscola, nel senso che tutto si può realizzare e sicuramente potrà essere sfruttata non solo da Camporosso, ma Camporosso potrebbe diventare a questo punto, attraverso questa sala, anche un riferimento per i comuni e per l'intero territorio provinciale. Ma è quello che io mi auguro. Noi abbiamo creato questa struttura con un grande finanziamento regionale, le risorse comunali sono state limitate, però abbiamo avuto l'idea. Ecco, la cosa importante in questo momento, in questa difficoltà economica generalizzata, è cercare di avere delle idee, di realizzarle, di creare delle strutture e di portare della gente che possa dare un po' di fiato all'economia di questo territorio. Noi con questa struttura, con questa grande realtà nel centro, nel cuore di Camporosso, vogliamo cercare di dare questo contributo. E torniamo a parlare con il sindaco di Camporosso, perché ci ha incuriosito questa presenza in processione di questo imponente albero d'alloro, addobbato quasi come un albero di Natale, portato in processione. Ecco, come mai? Una tradizione ovviamente antica, immaginiamo. Sì, pare che arrivi dal rito ambrosiano, perché anche in Lombardia ci sono notizie di tradizioni e di alberi di alloro e di devozione a San Sebastiano. L'albero cosa significa? Beh, l'albero di alloro è il martirio di San Sebastiano, perché è stato ucciso con le frecce legato ad un albero d'alloro. E le ostie rappresentano la negazione da parte dell'imperatore dell'ostia consacrata della comunione. E si narra che poi in punto di morte gliel'abbia portato l'angelo a San Sebastiano. Questa è la tradizione, questo rappresenta l'albero. Da quando lo si faccia a Camporosso non si sa, però è in memore, diciamo che almeno sono 200-300 anni che lo facciamo, si è perso nella notte dei tempi.
in una festa che si rispetti non possono mancare fuochi artificiali e musica, in questo caso la combricola del bar. Sì, quest'anno abbiamo per questa inaugurazione avremo fra poco i fuochi d'artificio e poi musica per tutti con la combricola del Blasco, che sono fortissimi e insomma anche un po' non hanno bisogno di presentazione. Non hanno bisogno di presentazione, no.
veramente questa vita è sbagliata? Cosa conta veramente questa vita è sbagliata? Ancora la luna, guardi in alto, c'è ancora la luna, guardi in alto.
c'è ancora la luna. E qui vicino a te. E qui vicino a te. E qui vicino a te. Se guardi da te c'è ancora la luna. Luna per te. E qui vicino a te. E qui vicino a te. Se guardi da te c'è ancora la luna. Thank you.
questo bar.